Ciao bambini! Oggi scopriremo qualcosa di nuovo sull'aria. Voi tutti sapete che l'aria è ovunque intorno a noi, è incolore ed è trasparente, per questo non la vediamo. L'aria è materia allo stato gassoso. Oggi scopriremo alcune proprietà dell'aria. L'aria ha una massa e quindi un peso. Per dimostrarlo prendiamo un palloncino vuoto, andiamo a posarlo sulla bilancia e leggiamo quanto ci dice. Il palloncino pesa 2 grammi. Ora andiamo a inserire dell'aria nel palloncino, gonfiandolo. Lo annodiamo così che l'aria non possa uscire e andiamo nuovamente a posarlo sulla bilancia. Il suo peso attuale è di 3 grammi. La differenza tra il peso di adesso e quello precedente del palloncino vuoto è di 1 grammo, ossia il peso dell'aria al suo interno. L'aria occupa uno spazio, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Per verificare questo, prendiamo un bicchiere, un contenitore pieno di acqua e un fazzoletto di carta che andremo ad appallottolare e ad incollare sul fondo del bicchiere. Facciamo un rotolino con lo scotch per poter incollare sul fondo del bicchiere il nostro fazzoletto di carta. Ora il nostro bicchiere conterrà il fazzoletto e dell'aria. Un pochino di quell'aria fuoriesce non appena inseriamo il nostro bicchiere nel recipiente colmo d'acqua. In basso potrete notare che ci sarà una strisciolina di acqua, ma tra l'acqua e il fazzoletto il bicchiere è pieno di aria. Andiamo ad estrarre il bicchiere e per verificare che effettivamente il fazzoletto era a contatto con la sola aria, vediamo se è rimasto asciutto. Se fosse bagnato vorrebbe dire che il bicchiere era pieno di acqua e non di aria. E invece, eccolo qua, il fazzoletto è completamente asciutto. L'aria poi, se riscaldata, diventa più leggera, esattamente come accade in una mongolfiera. Andiamo a verificare. Prendiamo una bacinella vuota e una bottiglia vuota di liquido, ma che noi sappiamo essere piena di aria. Prendiamo un palloncino e andiamo a inserirlo sul collo della bottiglia. L'aria all'interno della bottiglia in questo momento è a temperatura ambiente. Inseriamo la bottiglia dentro alla bacinella e andiamo a prendere dell'acqua calda. In questo modo l'aria all'interno della bottiglia verrà riscaldata. Come vedete, man mano che l'aria si riscalda, il palloncino si gonfia. Questo avviene perché l'aria all'interno della bottiglia, una volta riscaldata, sale ed entra all'interno del palloncino. Bene bambini, il video è terminato. Presto posterò nuovi esperimenti. Nel frattempo, se il video ti è piaciuto, lasciami un like o iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!